Buonasera amici telespettatori, benvenuti in questa nuova puntata di Abruzzo Up. Questa sera parliamo di un argomento delicato perché è molto importante per lo sviluppo di una regione e in generale per lo sviluppo di una qualsiasi economia anche a livello nazionale, ma visto che parliamo di Abruzzo, è molto importante che questo settore sia sviluppato bene per la nostra regione. Parliamo della logistica che comprende, come sapete, un po' tutto ciò che ruota attorno all'organizzazione, allo sviluppo dei trasporti. Capite bene quanto possa essere importante questo, perché sviluppare bene, avere un sistema logistico, di trasporti che funziona in una regione, vuol dire portare questa regione fuori dai propri confini, vuol dire portare le proprie merci, le proprie persone e portare non solo, ma portare anche poi turismo e quindi persone all'interno della regione stessa. Quindi è un settore importantissimo per lo sviluppo di tutta l'economia in tutte le sue varie sfaccettature. Il trasporto si è sviluppato negli ultimi decenni in maniera tecnologicamente notevole, perché vi do soltanto per chi non è tecnico del settore, oggi si parla di intermodalità. Intermodalità cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a rendere i trasporti più efficienti, quindi più opportuni e più economici e quindi economicamente convenienti, grazie all'uso di, ad esempio, chi non conosce i container. I container cosa sono? Sono questi grandi contenitori di merce che essendo intermodali, cioè potendo sfruttare diversi canali di comunicazione, sono caricati su camion, poi vengono messi così come sono sulle navi e poi di nuovo sui camion una volta giunti a destino. Quindi capite che questo evita tante operazioni di scarico-carico e quindi perdite di tempo, costi e quindi sono più efficienti. Ecco, oggi si parla di intermodalità. Intermodalità vuol dire proprio cercare di sviluppare il trasporto in maniera efficiente e in maniera che sia quindi economico e quindi diciamo, che porti beneficio poi di conseguenza a tutta l'economia che si sviluppa attorno ad esso. Volevo appunto parlare di questo, parliamo oggi di questo, con due ospiti che su questo argomento sono ferratissimi perché diciamo, lo trattano tutti quanti i giorni. Parliamo infatti del dottor Mosè Renzi, buonasera dottore, Buonasera a lei. che è responsabile della logistica e della comodalità del Polo Inoltra. Che cos'è il Polo Inoltra? Adesso ce ne parlerà diffusamente il nostro ospite, ma il Polo Inoltra è un polo di innovazione importantissimo perché in Abruzzo cerca di dare supporto alle aziende per lo sviluppo proprio del settore logistico e dei trasporti. Quindi è un settore molto importante, questo ce ne parlerà il nostro ospite. E poi abbiamo l'architetto Mauro D'Incecco, buonasera architetto, Buonasera. che è del Comitato Tecnico-Scientifico del Polo Inoltra, appunto dello stesso polo. Bene, io volevo iniziare un attimino con il dottor Mosè Renzi. Dottore, il trasporto, come ho detto appunto nell'introduzione, è una variabile fondamentale, no? Nell'economia di una nazione, di una regione in questo caso. E il Polo Inoltra si propone proprio di cercare di svilupparlo nella maniera più efficiente possibile, questa logistica e poi il trasporto che è compreso nell'argomento logistica. Ci vuole descrivere al nostro pubblico che cosa fa il Polo Inoltra, quali sono le sue funzioni e come si è sviluppato in tutti questi anni? Certo. Beh, allora innanzitutto diciamo che il Polo Inoltra è un contenitore, una società consortile che rappresenta una sorta di community dove sono rappresentate ovviamente oltre 60 soggetti giuridici, società che operano nel trasporto pubblico locale piuttosto che operatori privati del trasporto e logistica, quindi semplici provider che danno servizi alle aziende produttive e distributive del nostro territorio. Ci sono anche ovviamente le università e quindi all'interno di questa community si cerca di sviluppare tutte quelle innovazioni tecnologiche che possono efficientare il sistema logistico. Poi mi premeva anche, diciamo, così, dare anche una definizione abbastanza pleonastica di logistica per cominciare un attimino a individuare bene qual è il tema. Cioè noi parliamo di logistica quando parliamo di un sistema che pianifica un intero processo e tende ad organizzare, gestire e controllare una serie di attività che sono finalizzate a ottimizzare il flusso delle materie e quindi anche e soprattutto delle informazioni che sono correlate a quelle merci. Siccome la logistica, come diceva appunto lei, è un tema molto molto importante, si calcola che una logistica efficiente permetterebbe al paese Italia di recuperare 3-4 punti addirittura percentuali di Di PIL. addirittura.
3-4 punti percentuali di PIL, e capisce bene che è una funzione alla quale già da anni si pone grossa attenzione da un punto di vista tattico-strategico all'interno delle aziende per gestirla nel miglior modo possibile e quindi applicando quella che può essere la filosofia orientale del lean, quindi dello snello, del veloce, del rapido, diciamo che una logistica efficiente è una logistica che tende a fare le cose nella maniera più efficace al minor costo e soprattutto senza errori, perché poi dopo sono quelli che praticamente fanno lievitare i costi. Quindi, scusi se la interrompo, sempre per capire bene e spiegare anche al nostro pubblico. Quindi mi pare di capire che il problema è, visto che parliamo, insomma, lei ha citato una cifra importante, un 3-4% punti di percentuali di PIL, vuol dire, amici, veramente un importo notevolissimo. E quindi vuol dire, deduco dalle sue parole, che evidentemente abbiamo un problema in Italia con questo settore, perché visto che c'è un margine addirittura così ampio da recuperare, può, così, in maniera ovviamente non troppo tecnica per il nostro pubblico, spiegare quali sono le criticità, quindi, che dovremmo recuperare? Allora, direi che praticamente il primo è un problema culturale, cioè in Italia c'è ancora una scarsa propensione all'esternalizzazione dei servizi logistici, il che poi dopo alla fine si ripercuote negativamente sulla domanda delle industrie agli operatori del trasporto, che rimangono fermi all'erogazione di servizi piuttosto basici, tipo il trasporto. Cioè, una delle cose che si tende ad esternalizzare con maggiore facilità è il trasporto, per evitare di avere una flotta sulla quale è anche difficile ottenere un dimensionamento equo per tutto quanto il periodo dell'anno, perché ovviamente ci saranno dei picchi di stagionalità che magari possono essere compensati da un operatore specializzato nel trasporto conto terzi, che combinando le attività di più committenti riesce ad ottenere, diciamo, quel giusto equilibrio. Però per altri servizi invece a valore aggiunto, che possono riguardare ad esempio la pianificazione di tutta quanta la catena di approvvigionamento di materie prime e semilavorati, oppure di tutto quello che riguarda il sistema produttivo, che sempre più è un sistema che viene tirato dalla domanda di mercato e non è spinto da un'offerta di mercato. Quindi sono cambiate totalmente le logiche. Un mondo che ovviamente assistiamo, diciamo, ad un fenomeno crescente di globalizzazione dell'economia e quindi di globalizzazione della logistica, che deve essere fatta ovviamente su scala globale, perché è su scala globale che noi ci approvvigioniamo di materie prime e semilavorati, ma sono anche i mercati che a mano che crescerà la capacità di spesa di quelli che sono i lavoratori che adesso diciamo insistono in quelle aree, diventeranno anche importanti mercati di distribuzione. Quindi questo è uno dei principali motivi, direi. E l'altro lo ravviso, diciamo, in un'eccessiva tecnicità delle procedure amministrative, per le quali il Paese Italia ha una esemplarità apparente, direi, cioè tutto quello che è il controllo doganale, eccetera, eccetera, che non fa altro che essere un deterrente affinché le merci raggiungano la nostra penisola, che da un punto di vista geopolitico ha una posizione assolutamente vantaggiosa nell'area del Mediterraneo, però addirittura si preferisce circonnavigare tutto il vecchio continente e andare nei porti del nord, dove queste pratiche vengono espletate in maniera molto, ma molto più rapida, perché si immagini che approvvigionarsi di semilavorate materie prime da paesi low cost che distano 30 o 40 giorni di tempo di transito, avere anche il problema di sapere che sono al porto di Gioia Tauro ma di non poterle ritirare e quindi alimentare le linee di produzione, significa comunque, diciamo, avere un'immobilizzazione finanziaria che è notevolissima. Bene. Quindi, riassumendo, perché vorrei tornare su questo aspetto che è molto molto interessante e penso che anche il pubblico voglia capire meglio dove che dobbiamo migliorare fondamentalmente. E il dottore ha citato quindi fondamentalmente due macro aree di problema. Quello burocratico, l'ultimo che ha citato, quindi l'eccessiva burocrazia alle frontiere, insomma, e quello della esternalizzazione dei servizi, che non siano soltanto quelli basici, cioè il mero trasporto, ma che sia appunto un'esternalizzazione di servizi integrati, quindi. E quindi, e su questo vorrei tornare, perché vorrei che ci facesse proprio qualche esempio per far meglio capire al nostro pubblico di che cosa parliamo, cioè dov'è che va ricercata l'efficienza e dov'è invece a quanto pare manca.
Invece, architetto D'Incecco, la logistica a cui faceva questa efficientizzazione della logistica a cui facevamo riferimento poc'anzi, passa anche attraverso la sostenibilità, la cosiddetta sostenibilità, per la quale l'Europa è una continuazione di raccomandazioni relative alla sostenibilità. La stessa, ne abbiamo parlato tante volte, la nostra collega Giulia Pelliccia nei suoi servizi parla spesso di sostenibilità richiesta fortissimamente dall'Europa. Perché? Perché vuol dire rendere un sistema sì produttivo, sì economico, dobbiamo sì crescere con l'economia, ma dobbiamo renderla anche sostenibile. Sostenibile non vuol dire soltanto dal punto di vista ambientale, cioè salvaguardare l'ambientalità, la salute, la salubrità dell'ambiente, ma vuol dire anche riuscire a portare avanti questo status, diciamo, di benessere economico nel tempo. Io vorrei che ci parlasse di questa sostenibilità, perché essendo il responsabile, abbiamo detto, del Comitato Tecnico-Scientifico, chi meglio di lei può darci qualche informazione? Prego. La ringrazio, membro non responsabile. Sì. Sono responsabile in particolare del coordinamento, dell'integrazione per ciò che attiene il trasporto e la logistica in relazione al territorio e alle aree urbane. Quindi ho una matrice territorialista e urbanistica, quindi il mio compito è quello di cercare di far sì che le innovazioni e le programmazioni che attengono a questo settore trovino poi un riscontro e una buona allocazione sul territorio e quindi trovino la loro sostenibilità. Sostenibilità che, come diceva giustamente lei, non è soltanto di natura ambientale, è anche di natura economica. Mi piace riportare qui un dato che in particolare è un dato che riguarda la modalità con cui siamo abituati a conoscere questo territorio e a conoscere l'Europa. In Europa circa oltre il 60% della popolazione è concentrata nelle città. E in Abruzzo abbiamo una situazione un po' particolare perché i nostri comuni hanno delle dimensioni molto diverse e delle logiche aggregative molto diverse da quelle europee, per cui parliamo di qualcosa che è prossimo al 40%. Però il dato importante qual è? È che gli effetti negativi del trasporto, della congestione stradale sono estremamente rilevanti in Italia. Stiamo parlando di un qualcosa che ammonta a circa 10 miliardi di euro l'anno, ovvero la quarta parte della finanziaria 2015. Quindi capisce bene che le dimensioni sono estremamente importanti e quindi ci sono grandi spazi di miglioramento in questo settore. Dal punto di vista ambientale, come dicevamo prima, il settore della mobilità e del trasporto genera circa il 40% delle emissioni di CO2, che è qualcosa che l'Europa alla quale l'Europa guarda con particolare attenzione, tant'è vero che abbiamo la necessità di ridurre drasticamente queste emissioni entro il 2030. Ora, non entro nel merito dell'incidentalità, però ecco, per quanto riguarda la logistica, come la conosciamo noi nell'ambito delle città, una città genera oggi almeno una presa e consegna ogni 10 abitanti al giorno e per ogni presa e consegna, abbiamo almeno 4 viaggi di veicoli, corrispondenti. La quantità ammonta a circa una tonnellata. E poi vabbè, abbiamo la logistica che interessa le imprese, dove anche qui abbiamo una presa e consegna a settimana, ma sicuramente il dato personale è quello più rilevante da questo punto di vista. Peraltro è un dato estremamente crescente. Possiamo anche dire che anche dal punto di vista dimensionale che su 100 km percorsi dai veicoli, 15 riguardano la logistica, la consegna di merci. Quindi i dati sono sicuramente dati che ci danno la dimensione dell'importanza di questo settore. Anche per quanto riguarda le polveri sottili, noi sappiamo che l'area di Chieti e Pescara è un'area estremamente congestionata dal punto di vista delle emissioni e della qualità dell'aria, ce lo dice il piano triennale, ce lo dicono tanti strumenti di programmazione regionale. Siamo di fronte a una situazione sicuramente di attenzione, non voglio usare altri termini, ma certamente che richiede una notevole attenzione perché le quantità di superamento delle emissioni
richiedono questo tipo di atteggiamento. Quindi oggi affrontare il tema della mobilità in chiave di sostenibilità e soprattutto come per affrontare l'argomento che stiamo trattando oggi, la logistica, richiedono certamente un focus e particolare attenzione. Se ne è parlato moltissimo, nel corso del 2014 se ne è parlato a Bruxelles nell'ambito della conferenza Urban Goods Transport Policy Making and Experiences, che riguardava appunto le esperienze e le politiche che trattano questo settore in vista delle riduzioni che ci chiede di affrontare l'Unione Europea entro il 2030. Se ne è parlato a Torino allo Smart Community World, a Lucca il mese scorso per quanto riguarda le città logiche, quindi la logistica urbana in chiave di sostenibilità. Se ne è parlato anche a Manoppello nel 2014, nel Logistic Days organizzato appunto dal Polo Inoltra. Ho avuto la fortuna di coordinare, il piacere di coordinare un tavolo a cui hanno partecipato direttori di comuni altisonanti come Milano, che insomma, sono venuti a raccontarci le loro esperienze in questo settore. Hanno partecipato istituti di ricerca come l'Istituto Nazionale di Urbanistica, associazioni di categoria come l'Associazione Italiana di Logistica. È stato un tavolo estremamente interessante. Ora, come dire, la modalità per far fronte a questo settore richiede un'attenzione programmatica da parte delle città e dei comuni, e su questo si apre tutto il ventaglio della programmazione locale che interessa in un modo o nell'altro la mobilità e il trasporto e la logistica laddove gli strumenti consentono di farlo. Questo ne parliamo perché è assolutamente importante capire come si deve programmare per risolvere questa situazione che lei ha definito elegantemente di attenzione che dobbiamo porre alla questione inquinamento urbano, che interessa, come ha detto, Pescara in modo particolare, ma l'Abruzzo penso che in generale sia interessato dal problema. Invece vorrei tornare al dottor Renzi per approfondire, eravamo rimasti con qualche esempio da fornire ai nostri spettatori per far meglio capire, perché non sono tutti tecnici del settore, quindi quando si parla di, abbiamo detto, di queste due macro aree, diciamo, di carenza, fra virgolette, che abbiamo in Italia in generale, quindi la cosa si ripercuote anche a livello regionale certamente. Allora cominciamo, lei ha parlato per esempio di un problema di esternalizzazione non soltanto dei meri servizi di trasporto, ma rendere quella che in inglese poi si chiama la supply chain, no? Sarebbe una catena di trasporto, cioè rendere efficiente tutta la catena del trasporto, tutto ciò che gravita attorno al trasporto, quindi efficientizzare tutta la logistica. Bene, qualche esempio di carenza e qualche esempio di soluzione. Per far capire bene, insomma, un pochino al pubblico di cosa parliamo. Se le do troppi spunti, poi perdo lavori perché non riesco più a propormi come consulente presso quello che si può dire, che non sia riservato dal segreto industriale. È una battuta. No, io dico sempre che noi come Abruzzo ovviamente siamo una regione attualmente marginalizzata ed esclusa da tutte quelle che sono le grosse correnti di flussi di trasporto delle merci, ma abbiamo delle potenzialità inespresse sulle quali dovremmo trovare una convergenza di tutti quanti gli stakeholder, dalla politica ovviamente agli operatori economici, per fare in modo di mettere a sistema queste immense potenzialità. La prima è innanzitutto la grossa capacità della dorsale adriatica della ferrovia per quanto riguarda il trasporto delle merci. Cioè, una cosa sulle quali noi, diciamo, o meglio, la politica preferisce parlare della mobilità dei passeggeri, di parlare di quelli che sono i servizi mancati per l'utenza, cosa importantissima, che però alla quale noi sopperiamo con un aeroporto efficientissimo, per esempio sul collegamento Pescara-Milano, che ovviamente adesso è anche plurigiornaliero, quindi voglio dire, tutto sommato, chi ha un'esigenza di mobilità, ma anche praticamente additare a inefficienza il servizio del trasporto pubblico, intendendo il treno, per altre direttrici, devo dire che io anche come utente alle volte mi sono meravigliato di partire da Pescara Centrale e stare a Venezia in 4 ore e 20 minuti. Quindi voglio dire, per me sono tutto sommato
assolutamente accettabile. Ovviamente queste dinamiche del trasporto pubblico si muovono su grossi centri demografici, cioè dove c'è maggiore capacità di integrare e razionalizzare utenza. Quindi tutto sommato per me diventa difficile pensare che nella nostra regione Abruzzo ci possono essere collegamenti ferroviari efficienti da e per il nord oppure da e per la trasversale tirrenico-adriatica, in particolare verso Roma. Mentre invece praticamente può diventare un fattore a valore aggiunto per il trasporto delle merci, cioè avere una linea che è decongestionata dal trasporto dei passeggeri, che peraltro ha sempre priorità nell'ambito, diciamo, della gestione delle slot di transito dei treni, che siano convogli merci piuttosto che passeggeri, quindi c'è sempre la priorità dei passeggeri, significa praticamente agevolare questo flusso di transito praticamente delle merci su una dorsale che ha delle caratteristiche in termini volumetrici, perché non ci sono particolari elementi strutturali ostativi al caricamento di container, ma sono anche casse mobili, cioè oggetti molto simili ai contenitori ma che si muovono in ambito continentale terrestre e che hanno tutte quelle stesse caratteristiche che hanno i mezzi di trasporto, quindi la possibilità di effettuare lo scarico non solo dal portellone di carico retrostante, ma anche attraverso l'apertura laterale o altri sistemi, diciamo, che agevolano lo stivaggio o il prelievo delle merci, tipo alza basse, copri-scopri e quant'altro, diciamo, comunque sono una serie di apprestamenti tecnici che hanno i mezzi. Quindi sulla dorsale adriatica possono transitare casse mobili che hanno una volumetria che la dorsale tirrenica non potrà mai avere, quantomeno, diciamo, nei prossimi 2 o 3 lustri, perché non sono nemmeno inseriti nell'ambito di una programmazione che richiede l'allocazione di ingenti risorse finanziarie per intervenire in un paese come appunto quello dell'Italia, che ha un'orografia particolare, paesaggi collinosi e montani ovviamente che abbisognano di gallerie particolarmente lunghe e costose da realizzarsi. Quindi questo praticamente è il primo vantaggio che noi potremmo sfruttare. L'altro è quello di agevolare la captazione di flussi che oggi ci vedono completamente esclusi, ad esempio quelli del traffico marittimo, che ovviamente è una delle leve più importanti per animare l'attività logistica. Nel nostro territorio abbiamo la fortuna di avere diverse multinazionali che sono già inserite nel sistema globale o per l'approvvigionamento di semilavorati o materie prime o perché immettono il loro prodotto finito in mercati ovviamente che sono distanti dal vecchio continente. Oggi siamo totalmente esclusi, questi flussi ci lasciano soltanto esternalità negative e nessun tipo di ricchezza. Perché nessun tipo di ricchezza? Perché ovviamente nascendo l'esigenza di trasporto o comunque di tutti gli altri servizi accessori che riguardano logistica, l'immagazzinaggio, le attività doganali, il periziamento delle merci, procedure di qualità e quant'altro, nascendo la domanda in regioni che possono essere più o meno contermine alla nostra, ma che fondamentalmente sono sempre nella parte tirrenica, in particolare noi subiamo un flusso che ci arriva molto dai porti campani, ovviamente lì nasce una domanda che vale diverse centinaia di milioni di euro l'anno di servizi logistici che invece potremmo avere qui direttamente in Abruzzo. Cosa potremmo fare? Potremmo fare una cosa che abbiamo suggerito, visto che si parla anche di macro regione adriatica ionica, cioè nella programmazione delle infrastrutture a livello regionale si tende non più a considerare solo quello che ha una regione a sé stante, ma cercando di sinergizzarlo in una macro regione con quello che esiste in altri territori più o meno contermini. E noi proprio su questo tema abbiamo proposto al governatore D'Alfonso, il quale penso che abbia recepito questo spunto e abbia capito, diciamo, il valore aggiunto e i costi benefici che potrebbero trarsi da questa operazione, di creare un collegamento ferroviario con il più grande porto del Mediterraneo per quanto riguarda il transshipment, che è Gioia Tauro, e in questo modo noi riusciremmo a bypassare i porti di scalo, che sono quelli di Napoli e Salerno, e far arrivare direttamente a flusso teso questo flusso di contenitori, magari ancora allo stato estero, quindi facendo attività doganali in loco,
agevolando da un punto di vista finanziario le aziende produttive, perché smobilizzerebbero, pagherebbero dazi, accise soltanto nel momento stesso in cui hanno il possesso della merce, non quando hanno la nazionalizzazione, che è cosa ben diversa, perché poi dopo... E vuole spiegare meglio questo... Sì, cioè nel senso che le merci nel momento stesso in cui toccano il territorio nazionale vanno nazionalizzate, allora a quel punto ovviamente bisogna immediatamente pagare dazi, accise, IVA, tutto quello che diciamo, il nostro meccanismo tecnico-burocratico prevede da un punto di vista normativa cogente. Ora, se io praticamente creo un collegamento che peraltro con la modalità ferroviaria è un collegamento peer-to-peer, punto-punto, quindi facile anche da tracciare da un punto di vista di quelli che possono essere i controlli, posso fare in modo che questo contenitore raggiunga l'Abruzzo ancora allo stato estero, cioè come è stato imbarcato al porto di Shanghai. Quindi l'Abruzzo diventa proprio come se fosse l'ingresso della nazione Italia, in pratica. Assolutamente. E quindi con questo un sacco di risparmio, diciamo, legato al... Risparmio di tempo, risparmio di denaro, perché ovviamente i flussi finanziari cambiano. Ovviamente gli acquisti fatti su scala globale sono acquisti massivi. Non posso pensare di comprare un oggetto piccolino o in minima parte quello che mi serve per poche giornate lavorative. Certo. L'acquisto è massivo proprio perché si cerca di organizzarsi in miglior modo, quindi le cifre sono importanti. E in più c'è anche un'altra cosa molto interessante per l'ente regione: con il federalismo fiscale, se queste merci vengono nazionalizzate nel territorio regionale, la regione compartecipa al gettito che produce l'IVA e quindi rimangono delle risorse economiche a disposizione del nostro ente. Questo è molto interessante. Ci torniamo tra un attimo. Su questo adesso devo dare la pubblicità, a fra poco. Ed eccoci qui di nuovo in studio. Ritorniamo su quello che stavamo trattando col dottor Renzi, perché ci stava suggerendo delle piccole chicche di miglioramento proprio del nostro sistema logistico, che erano molto molto interessanti. Ma adesso per un attimo spostiamoci più sul locale, diciamo così. Architetto D'Incecco, lei in pratica ha una particolare esperienza nell'ambito del cosiddetto trasporto della logistica dell'ultimo miglio. Cioè, che cos'è questa logistica dell'ultimo miglio? È quella proprio che, passata la fase del trasporto da fuori regione o addirittura da fuori Italia alla macro area regionale, e dopo si tratta di trasportare questa merce nelle aree urbane. Ecco, cosa ci può dire? Qual è la situazione e quali sono le prospettive in questo senso per l'Abruzzo? Beh, allora, al momento possiamo dire che sicuramente le città hanno la possibilità di organizzare la loro filiera dell'ultimo miglio e in particolare organizzare le modalità di accesso dei mezzi nell'ambito delle aree urbane attraverso strumenti di programmazione. Il primo degli strumenti di programmazione che ricordiamo è il cosiddetto piano urbano del traffico, che ormai conosciamo tutti, ne avremmo sentito parlare fino alla noia, articolato in piano generale del traffico urbano, piani particoleggiati, piani operativi, che sono quelli che introducono nelle nostre città le ZTL piuttosto che altri dispositivi di controllo degli accessi all'interno delle città. Sono piani obbligatori per le città, piani obbligatori per tutte quelle città che hanno una dimensione di abitanti superiori ai 30.000 e quindi buona parte sicuramente tutti i nostri capoluoghi, poi buona parte anche delle città di dimensione superiore a questa dimensione, insomma, hanno la necessità di adottarli. Accanto a questi piani, che però hanno un'accezione un po' particolare, perché trattano il traffico ma non trattano esplicitamente la logistica, ci sono i piani urbani della mobilità, che sono piani di seconda generazione, sono arrivati a noi intorno al 2000, mentre i primi risalgono alla
al codice della strada. Quindi i piani urbani della mobilità che cosa fanno? I piani urbani della mobilità innanzitutto hanno esteso l'attenzione anche al settore delle merci, cosa che prima non c'era. Quindi oggi pensare alla logistica urbana è diventato un riferimento e un adempimento a cui i comuni si devono attenere. E però riguardano dimensioni di città un po' più grandi, anche aggregazioni di città. Parliamo comunque di territori che hanno una dimensione almeno di 100.000 abitanti. Ne conosciamo diversi in Abruzzo, il più noto forse è proprio quello che aggrega circa 9 comuni, anzi proprio 9 comuni, parte della provincia di Pescara, parte della provincia di Chieti, che è il cosiddetto PUMAV, piano urbano di area vasta, piano urbano di mobilità di area vasta. E insieme ad esso ci sono tutta un'altra serie di piani che hanno interessato i nostri capoluoghi, in particolare c'è l'Aquila che ce n'è uno, ha un piano urbano della mobilità antesisma, modificato nel 2012 proprio per dar conto alle prospettive. Per esempio, spieghiamo al nostro pubblico in cosa consistono materialmente questi piani, cosa prevedono? I piani prevedono una serie di azioni per la regolamentazione degli accessi a determinate aree della città, per la disciplina anche dei parcheggi stessi in alcuni casi. Prevedono integrazioni tra modalità diverse di trasporto, modalità di organizzare il trasporto pubblico locale attraverso alcuni dispositivi e soluzioni tecniche. Fino ad estendersi ai piani di ultimissima generazione, che sono i piani urbani della mobilità sostenibile, che hanno addirittura la stessa durata, lo stesso orizzonte temporale a cui mirano i piani urbani generali delle nostre città, i piani regolatori, quindi hanno un orizzonte temporale che arriva addirittura fino a 20 anni in alcuni casi. E sono piani che guardano in maniera molto attenta proprio al controllo delle emissioni all'interno delle aree urbane, e anche attraverso l'introduzione di soluzioni che fanno leva sull'information technology piuttosto che dispositivi per l'introduzione di mezzi elettrici, poi queste diventano tutte soluzioni che vengono disciplinate dal piano, suggerite, e abbiamo veramente degli esempi eccellenti in Italia sotto questo punto di vista. Teramo ha ad esempio previsto nel piano generale del traffico urbano la realizzazione di un'area pedonale, ha previsto l'istituzione di 5 zone a traffico limitato che vengono attuate attraverso dei piani di secondo livello che sono i piani particolareggiati del traffico urbano. Poi abbiamo Pescara, che anticipavo già al PUMAV, che fu promosso dall'allora DICOTA, la Direzione per il Coordinamento Territoriale del Ministero delle Infrastrutture, ma anche un PGTU che risale al 2005 e che ad oggi dovrebbe probabilmente essere rivisto, dato il tempo che è trascorso ormai dal 2005, sono passati circa 10 anni, quindi meriterebbe sicuramente una rivisitazione. Infine c'è Chieti, che anch'esso è uno dei comuni che ricadono all'interno del PUMAV, del piano urbano della mobilità di area vasta, e anche un piano generale del traffico urbano che è stato portato in consiglio comunale proprio il mese scorso. Quindi in realtà in Abruzzo qualcosa si muove, diciamo, le città sono certamente dotate della strumentazione di cui devono rispondere. Si tratta ora di capire come si proporranno rispetto alla nuova programmazione proposta dall'Europa, in particolare di quest'ultimissima generazione di piani, che sono i piani urbani della mobilità sostenibile, PUMS, all'interno dei quali in particolare un progetto europeo propone perfino l'introduzione di un piano di dettaglio che riguarda proprio la logistica urbana sostenibile, che vanno sotto l'acronimo di PULS, piani urbani per la logistica sostenibile, proposti appunto da questo progetto che si chiama ENCLOSE e che ha visto, come tutti i progetti europei, la partecipazione di diverse città che ricadono all'interno dell'area europea. Io ci tengo particolarmente ad un aspetto quando si parla di sostenibilità e di piani della mobilità.
Il 152, il decreto legislativo 152 del 2006, che conosciamo tutti con l'acronimo di Codice dell'Ambiente, sostiene, o meglio, riporta all'interno dell'allegato 4 che i piani di sviluppo di aree che hanno un'estensione più di 40 ettari dovrebbero essere sottoposti almeno a verifica da soggettabilità a valutazioni ambientali. Di fatto un piano della mobilità definisce lo sviluppo, le possibilità di sviluppo di una città, e riguardandola per la sua interezza probabilmente andrebbero valutati, e l'Unione Europea ci ha detto anche come farli, perché ha redatto uno specifico manuale sulle valutazioni ambientali dei piani che ci dice perfino quali sono gli indicatori da utilizzare in questo caso, indicatori quantitativi, dove ci dice esattamente cosa andare a misurare per vedere se questi piani sono o meno impattanti sulla città, sull'ambiente, sull'atmosfera e sulla qualità della vita che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Quindi in questo che ha appena detto ho letto un velo critico. Secondo lei quale sarebbe allora la soluzione, diciamo, da adottare, la via da intraprendere per evitare questa impasse? Ma sicuramente quello di cominciare a guardare alle prestazioni ambientali di questi piani e cominciare a misurarle anche. Ma non so, quando parlo di ambiente parlo anche di economia, non soltanto dal punto di vista appunto meramente atmosferico o in termini di rumore o di incidentalità. Cominciamo a guardare anche gli aspetti economici, quindi effettivamente quali sono le prestazioni dal punto di vista dei benefici e dei costi che questi piani ci restituiscono, e strumenti per farlo lo abbiamo, indicazioni dall'Europa le abbiamo, e in alcuni casi devo dire le abbiamo anche applicate in Abruzzo, perché ho avuto il piacere di lavorare al piano regionale dei trasporti, che ha fatto la sua valutazione ambientale strategica e peraltro ha avuto un esito estremamente positivo, perché è stato, la valutazione ha visto un parere motivato positivo, in quanto gli impatti effettivamente si vedevano sensibilmente ridotti rispetto all'attualità. È un piano che ha avuto una lunga gestazione e probabilmente c'è da ben sperare, insomma. Sì, vedremo in futuro cosa è un buon inizio. Si cominciano ad applicare questi criteri, certo, che sono riconosciuti appunto a livello europeo come validi indicatori di qualità. Peraltro l'Europa ci dà anche delle prospettive dal punto di vista finanziario, perché non ci dice semplicemente cosa fare, ci dice anche quali sono gli strumenti che ci permettono di finanziare quei piani. C'è Urbact, c'è i famosi finanziamenti europei, che sono disponibili proprio per questo scopo, quindi vanno assolutamente sfruttati, perché sarebbe assolutamente stupido perdere questa possibilità anche finanziaria, economica, oltre che conveniente per la vita e per il benessere, per la qualità della vita di tutti quanti noi. Invece, dottor Renzi, torniamo un pochino invece al macro trasporto, al trasporto, diciamo, più su macro aree. Lei aveva, in chiusura del nostro colloquio precedente, aveva accennato appunto alla portualità, al problema della portualità e al fatto che magari, ad esempio, una soluzione poteva essere quella di rendere l'Abruzzo, un porto abruzzese, una sorta di catalizzatore. Però nella fattispecie, nel modello che suggerivo io, praticamente un porto è un inland port, cioè un interport, perché praticamente il flusso è terrestre, quindi da un porto di transshipment arriva con modalità ferroviaria all'interno dell'interporto d'Abruzzo. Questo perché? Perché tutto sommato noi dobbiamo valorizzare e funzionalizzare il nostro patrimonio infrastrutturale. Quindi io suggerirei, prima ancora di pensare a nuove e sfidanti opportunità che comunque andranno colte, in prima battuta, nel medio termine, attuare un piano che possa funzionalizzare a pieno regime praticamente l'interporto. Il famoso interporto, certo. Che è un'infrastruttura praticamente ovviamente la più grande e la più imponente in termini di risorse investite di tutta la regione Abruzzo. Quindi voglio dire, c'è un tema che è impellente e che va affrontato con immediatezza, quindi questo modello tendeva a fare quello. Per quanto invece riguarda la portualità, lì assistiamo, diciamo, sono da anni che a fronte di politiche un po' campanilistiche avanzate dal porto di Vasto piuttosto che di Ortona o da altre marinerie, come può essere anche il porto di Pescara, eccetera, eccetera, si assiste ad un sostanziale immobilismo.
Quindi secondo me ci può essere anche, diciamo, una scusa avanzata la politica per non prendere decisioni che sono effettive, pragmatiche, che poi dopo si tramutano in un reale piano d'azione. Io sono per andare nell'ottica di una specializzazione della portualità per cercare di catturare nicchie di traffico che oggi praticamente noi non vediamo. Quindi andrei a cercare all'interno del nostro sistema produttivo quelle che sono esigenze logistiche che possono essere assolte da un'infrastruttura portuale, e a quel punto andrei a strutturare quell'infrastruttura in modo tale che non abbia limitazioni ma anzi sia efficiente per quel tipo di logistica. Un esempio fra tutti, sicuramente siamo grandissimi produttori di paste alimentari, vorrei avere il più grande porto di granaglie di tutta l'Italia. Bella idea. Questo mi sembra scontato. O ancora, ovviamente abbiamo un'industria importantissima nel settore automotive e tutte altre industrie dell'indotto che ruotano attorno a questo importantissimo brand. Ci sono delle relazioni trasfrontaliere, allora vorrei un porto fatto come si deve per agevolare un traffico a corto raggio trasfrontaliero che mi possa interconnettere con i Balcani. Queste sono, diciamo, le progettualità che però praticamente vanno fatte a fronte di piani industriali, cioè analisi costi-benefici, e senza pensare che la sola infrastrutturazione di per sé possa creare delle condizioni o dei prerequisiti abilitanti per generare i flussi di traffico. E qui la logistica, qui accennava lei, nel senso più ampio. Assolutamente. Per esempio, una cosa, io sento sempre parlare di esigenza di creare infrastrutture di raccordo anche all'interno del porto di Vasto. Io personalmente dico, può darsi di sì, però va analizzato con un progetto costi-benefici, perché un'infrastruttura di raccordo, oltre all'investimento che richiede alcune decine di milioni di euro per la realizzazione di questa infrastruttura, poi si porta dietro costi di manutenzione, no? Che riguardano l'infrastruttura ferroviaria nel suo complesso, la parte di trazione elettrica, il livellamento dei binari, lo stesso organo di gestione, che praticamente ovviamente è un organo che deve assicurare determinati principi di vigilanza e di sicurezza in quell'ambiente che praticamente ha una sua pericolosità intrinseca, beh, comporta, diciamo, un effetto, un volano di duplicazione di costi che è praticamente significativo. Certo. Allora, prima ancora di fare l'infrastruttura, io vorrei capire esattamente quali sono le aspettative di traffico che possono generare praticamente un raccordo, perché se io vado a creare un porto che attrae flussi, comunque sarà sempre un porto che genererà un flusso di traffico limitrofo, e quindi la modalità ferroviaria non potrà mai essere la modalità preferenziale per dare quella sinergicità e quell'efficienza di cui parlava lei all'inizio. Certo. Cioè io devo fare in modo che ogni modalità lavori nel suo intervallo di massima convenienza economica e che dia appunto quella sostenibilità che è il perfetto equilibrio di tutti i fattori, cioè quello economico, sociale e quello ambientale. E lo devo fare a ragion veduta. La modalità ferroviaria riesce a dare una performance interessante su distanze ben oltre superiori ai 600 km di distanza. Sulle brevi distanze, sulle zone limitrofe, a cui accennava lei, diventa un po' carente. Assolutamente. Allora vorrei capire, ma quali sono poi dopo i mercati di sbocco, certo, di questa infrastruttura? Perché se mi servono semplicemente per collegare la nostra area industriale più importante, perché genera, non mi sbaglio, oltre il 30% del nostro PIL regionale, cioè la Val di Sangro, ma io dico che probabilmente non abbiamo bisogno di modalità ferroviaria, abbiamo bisogno invece della flessibilità e della capillarità della modalità stradale. Sono altri i flussi che vanno. Diciamo, shiftati sulla modalità, o meglio, per utilizzare un termine più comprensibile, dove c'è bisogno di diversione modale, cioè utilizzare modalità alternative a quelle tradizionali. Perfetto. Bene, i nostri ospiti ci hanno fornito diversi spunti di riflessione, ma anche indiretti spunti alla nostra politica per un miglioramento in questo senso. Per stasera è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Non andate via, perché fra 10 secondi c'è la solita rubrica di economia in cui cerchiamo di spiegare l'economia in maniera semplice. Noi ci vediamo alla prossima. Se dopo un periodo di recessione
Si dà una certa quantità di lavoro a chi era rimasto a lungo disoccupato e lo si fa prendendo il denaro necessario a prestito. Si mette in moto un meccanismo virtuoso di crescita economica che coinvolgerà positivamente tutta la nazione. John Maynard Keynes. Salve amici e benvenuti ancora a questa puntata di Exclusivity. L'altra volta quindi abbiamo visto che la politica keynesiana dei progressisti permetteva di avere una crescita della collettività, dell'economia collettiva, quindi non solo c'era un aiuto per le persone più povere della popolazione, ma c'era anche una crescita di tutto il reddito nazionale. Abbiamo visto quindi infatti che cos'era anche il PIL, abbiamo cominciato a capire che cos'è il famoso PIL, il prodotto interno lordo di una nazione, cioè la ricchezza prodotta all'interno di una nazione. E abbiamo visto quindi che c'era una situazione di partenza, di recessione, quindi di crisi economica, eccola qui, in cui c'erano pochissimi ricchi, i 2 con 4 e 3 euro, e dei molti, la maggior parte della popolazione povera, con 1 euro a testa, si erano quindi molto impoveriti e volevano appunto uscire dalla situazione di crisi in cui versavano. Per fare questo, i progressisti che vanno al potere proprio grazie a questa superiorità numerica della parte meno abbiente della popolazione, i progressisti decidono di imporre delle tasse. Abbiamo visto, ecco qui, le tasse che avevano imposto. Avevano imposto appunto 1,50 euro per il soggetto più ricco, che aveva 4 euro, 1 euro per quello più povero e nessuna tassa per quelli più poveri invece della popolazione. Proprio perché questi soldi raccolti, tassando i più ricchi, dovevano servire a finanziare i sussidi per i più poveri, la formazione dei più poveri, importantissima per poter permettere loro di imparare un mestiere e di poter poi anche loro diventare un po' più ricchi e guadagnare un reddito. Quindi è uno spesso questa tassazione, ti ricordi Antonella, questa tassazione che avevamo messo, sì, l'avevamo decisa così, ti piace quindi questa situazione? Per l'amor di Dio, io sono dell'idea che bisogna ridistribuire la ricchezza, bisogna essere equi nella distribuzione, però secondo me tassare troppo i più ricchi o quelli che producono, gli imprenditori, potrebbe essere anche negativo, perché magari un imprenditore potrebbe decidere di non investire più. Perché, voglio dire, non bisogna gli togli lo stimolo, diciamo. Togli lo stimolo. Cioè, tassare troppo, in effetti una persona che produce non va bene, è vero, quindi bisogna aiutare un pochino quelli che sono rimasti indietro, ma è anche vero che non bisogna penalizzare o creare dei disincentivi a chi produce, con una tassazione magari eccessiva. Come vi avevo promesso, Keynes in realtà nascondeva dei misteri. La scorsa volta vi avevo detto che in realtà il fatto di aumentare l'imposizione fiscale, quindi le tasse, per poter finanziare la spesa pubblica, non era esattamente ciò che diceva Keynes. Keynes diceva qualcosa di ben diverso. Diceva invece che la frase che vi ho citato all'inizio di questo programma, diceva che per uscire da una recessione economica non bisogna imporre tasse alla parte più ricca della popolazione e tantomeno a quella più povera, assolutamente non bisogna proprio aumentare le tasse a nessuno. Sembra un paradosso, invece è proprio così, non bisogna aumentarle a nessuno, ma bisogna invece prendere i soldi necessari a prestito, a debito. Questo dice. Scusami, ma cos'è questa novità? Cioè, io sapevo che la politica dei progressisti era quella di aumentare le tasse, non è così? Cioè, di aumentare le tasse, sì, perché tu dici per finanziare la spesa pubblica uno deve aumentare le tasse. Esatto. È proprio questa la novità, adesso ti svelo questo segreto. In realtà Keynes diceva proprio il contrario. La vera teoria keynesiana dimostrò proprio questo, in questo è la genialità di questo grande economista che ha rivoluzionato un po', no, la storia dell'economia moderna. Lui diceva che per finanziare la spesa pubblica ed aiutare quindi la parte meno abbiente della popolazione ad emergere, ad acquisire un reddito che aveva perso o alla quale era diminuito per via della recessione, bisognasse prendere i soldi necessari non con le tasse, ma a prestito. Bisognerebbe, cioè, ecco qui il cartello, guardate, bisognerebbe usare i titoli di Stato. I famosi titoli di Stato, BOT, BTP, che siamo abituati a sentire tante volte sulla stampa e in televisione,
Cosa sono? Sono titoli di Stato emessi, cioè dallo Stato, debito pubblico. Lo Stato, cioè, invece di mettere, di imporre tasse per potersi finanziare, poter finanziare la famosa scuola che avevamo detto per formare la parte meno abbiente della popolazione, nonché i loro sussidi, decide, e lo Stato invece di fare questo, di imporre tasse, decide secondo la teoria keynesiana di prendere questi soldi dalla gente, dalla popolazione, a prestito, dicendo ti do un titolo, un BOT, un BTP, e questo titolo ti garantisce un rendimento, una restituzione di interessi più il capitale che tu mi hai dato. Quindi, vedete, nel caso della nostra collettività, della nostra Repubblica Felice, non abbiamo più fatto una tassa di 2 euro, di 1,50 euro a quella persona che aveva 4 euro, ma abbiamo visto, vediamo sul cartello, abbiamo visto che emettiamo dei titoli e quindi da 1,50 euro, ok, vendiamo un bot da 1,50 che viene acquistato dal soggetto più ricco, che quindi aveva 4 euro e adesso ha 2,50 euro, più un bot da 1,50. L'altra persona un po' meno ricca acquista un bot da 1 euro e quindi adesso avrà 2 euro e più il bot da 1 euro, mentre invece i tre più poveri della popolazione ovviamente non hanno reddito sufficiente per acquistare alcun titolo e quindi non comprano niente. Ma il risultato qual è? È che abbiamo ottenuto, amici, lo stesso patrimonio incassato, che prima incassavamo come tasse, che era 2,50, vi ricordate nella scorsa puntata, 2,50 euro di tasse, adesso l'abbiamo ottenuto tramite un prestito che la stessa popolazione ci ha fatto, ovviamente la popolazione più ricca, quella che poteva permettersi di acquistare i titoli di Stato. Grazie a questo acquisto di titoli di Stato, noi Stato incassiamo 2,50, esattamente la cifra che avevamo incassato prima con le tasse. Niente più tasse, debito. Ci indebitiamo con la stessa collettività che noi governiamo. Ok? Se questo avviene, si mette in moto un meccanismo particolare. E cioè, Antonella, succederà che la formazione degli individui più poveri viene finanziata, ad esempio, pagando un euro di questi 2,50 che abbiamo raccolto dal debito, noi indebitandoci, un euro lo dedichiamo a pagare, ad esempio, il professore, il docente, no? Il docente che poi insegnerà a costruire sedie e tavoli ai nostri tre meno abbienti. Poi il rimanente 1,50 euro potremmo darlo come sussidio di 50 centesimi di ciascuno, quindi 3 persone 1,50 euro, per permettere loro di campare, insomma, di vivere mentre nelle more della formazione, no? Mentre imparano a costruire sedie, tavoli e così via, imparano un mestiere. Bene, il risultato di questo è che noi abbiamo avuto la stessa spesa che avevamo prima, no? con le tassazioni, ma senza imporre tasse, indebitandoci. Questo mette in moto un meccanismo di crescita che dimostrò Keynes, e in questo è la sua grandezza, non è pari alla crescita, alla raccolta fiscale, ma è di più, per un numero di moltiplicato di circa 2 o anche 3 volte a seconda dei casi. Il che vuol dire che, insomma, se io ho una imposizione fiscale di 2,50, nell'esempio famoso di prima, avevamo una crescita del reddito nazionale dello stesso importo, cioè di 2,50, e quindi la collettività andava da 10 euro a 12,50 euro, perché la crescita del reddito nazionale, del PIL, è pari a quello della tassazione, giusto? Beh, col metodo, diciamo così, keynesiano, con quello che scoprì Keynes, cioè prendendo i soldi non con la tassazione, ma col debito pubblico, indebitandosi, accade che da 10 euro di ricchezza nazionale si passa non a 12,50, cioè non all'equivalente della raccolta, ma addirittura a 15, 13, 15, cioè di più di quello che si è raccolto. Piccolo miracolo. Com'è possibile tutto questo? Beh, è possibile per un meccanismo psicologico e matematico che studieremo bene e a fondo la prossima puntata.
Per il momento vi ricordo sempre di approfondire gli argomenti scaricando il mio libro sul sito laffeltrinelli.it, digitando Exclusivity di Fabrizio Catullo, e potete scaricare il libro. Noi ci vediamo alla prossima. Buonasera Antonella. Buonasera.